Che belli i proverbi, perché esprimono la saggezza popolare, che non sbaglia mai. O forse qualche volta sbaglia? Ne parliamo tra poco nel video o nel podcast del lunedì, perché vi voglio raccontare tre proverbi da capovolgere per farti aiutare con i tuoi bambini e con i tuoi ragazzi. Quindi, lo sapete, cominciamo! Allora, il primo proverbio che ti voglio raccontare che va a capovolto è questo: batti il ferro finché è caldo. Nell'educazione è proprio il contrario. Ma cosa significa, Silvia? Allora io non devo insistere nel momento in cui siamo proprio nella situazione? Ecco, molte volte no. Nel senso che una delle abilità dei genitori a volte è proprio quella di saper aspettare, l'ho già detto anche in altri video, lasciar smontare la panna. Il ferro con i bambini si batte quando è freddo loro, ma soprattutto quando è freddo il nostro, perché noi quando ci riscaldiamo e quando le pulsazioni salgono, salgono le nostre, salgono quelle dei bambini, non siamo più nella neocorteccia, lo sapete, la parte più razionale del nostro cervello, ma siamo proprio lì che ferviamo nell'attività del sistema limbico, quello più emotivo, e quindi diciamo cose che non vorremmo dire, facciamo cose di cui ci pentiamo, ad esempio magari essere incoerenti, urlare per dire a un bambino di smettere di urlare, oppure usare le sculacciate, cosa di cui poi ci pentiamo, perché cosa sopraggiunge? Ditemelo voi che siete esperti come ogni genitore, sono mamma anch'io, il senso di colpa. Quindi il ferro si batte coi bambini quando è freddo. Cosa vuol dire, Silvia? Vuol dire che la differenza tra un genitore che, diciamo, lascia perdere oppure un genitore che educa è tornare sull'argomento, soprattutto con gli adolescenti in una fase turbolenta, questo funziona. Quindi lasciare raffreddare la situazione, uscire da questo loop mentale dove siamo troppo arrabbiati anche noi, respirare, allontanarci. Se il bambino è in sicurezza, vi consiglio di allontanarvi anche fisicamente, altrimenti cercare di prendere un po' di distanza anche solo mentale e dire, si può verbalizzare, adesso siamo troppo arrabbiati, ne riparliamo tra un po' quando ci siamo calmati e cerchiamo una soluzione. Quindi in questo caso il primo proverbio lo abbiamo capovolto. Il secondo proverbio che vi voglio aiutare a capovolgere è meglio un uovo oggi che una gallina domani. Con i bambini è proprio il contrario, meglio una gallina domani che un uovo oggi, nel senso che noi non dobbiamo pensare di vincere, mettiamola così, ma di persistere. Diciamo che questo secondo proverbio capovolto è la conseguenza del primo, cioè se il nostro intento è in quel momento vincere il braccio di ferro, magari otteniamo quella piccola vittoria in quel momento lì, magari lo otteniamo anche diventando minacciosi, magari lo otteniamo alzando la voce, però a lungo termine il nostro bimbo, la nostra bimba, che cosa ha imparato di quella situazione? Ha imparato che noi volevamo prevalere in quel momento, mentre la vera persona che assume un ruolo gerarchico più alto è quella che non sempre vince sul momento, ma sicuramente vince di resistenza, cioè persiste nel continuare a educare, continuare a cercare di mettere un confine. Sa tornare al numero uno e quindi sa come far sgonfiare la situazione e ritornare nella situazione a mettere il suo confine. E quindi a volte dobbiamo rinunciare all'uovo oggi e niente frittata, ragazzi, anzi, frittate sì, ne mangiamo perché di uova ne rompiamo e ne rompono anche loro a noi nel paniere, ma meglio la gallina domani, cioè meglio sapere che nel tempo abbiamo sviluppato una relazione credibile, una relazione autorevole, dove noi non abbiamo preso sul personale alcune cose, quindi ci siamo incaponiti che dovevamo vincere in quel momento. Sapete, io lo so perché a volte da psicoterapeuta me lo vengono a raccontare, che spesso vincere in quel momento significa una vittoria
di superficie, nel senso che i bambini dentro di loro covano rancore. Rancore non è la parola giusta perché poi ci perdonano sempre, molto di più loro di quanto li perdoniamo noi o di quanto siamo in grado noi di perdonare soprattutto noi stessi, però comunque a volte è una vittoria superficiale, ma dentro ho la competenza. Il valore che noi volevamo trasmettere non è stato acquisito, o addirittura cova il risentimento. Ecco, forse meglio il risentimento di rancore perché non è una cosa lunga da parte loro. Oltretutto, la voglia di vincere è anche un po', soprattutto con bambini piccoli, un po' fa sorridere da parte nostra. È capitato anche a me tante volte, quindi ci sono caduta anch'io. Perché è come se noi considerassimo un bambino piccolo veramente un nostro competitor, chiamiamolo così, non ricordandoci che loro ci vedono quasi come degli dèi, soprattutto quando sono molto piccoli. Noi possiamo fare tutto, noi parliamo, noi guidiamo la macchina, noi usiamo il fuoco, i coltelli, sappiamo fare un sacco di cose. È come se noi avessimo dei superpoteri in confronto a loro, quindi che ce la prendiamo certe volte proprio non è attinente alla realtà della situazione, ma è solo che il nostro sistema limbico è partito per la tangente. Il terzo proverbio che ti voglio aiutare a capovolgere con i tuoi bambini è: con la dolcezza si ottiene tutto. No, andatevi a vedere il video, come si chiama quel video? Alcuni fraintendimenti comuni sulla disciplina dolce. Con la dolcezza non si ottiene tutto, qua non stiamo parlando di compresse particolari o quant'altro, ma certe volte ci vuole la fermezza. Non si può essere sempre dolci, non si può sempre dialogare. Guardate, è qualcosa che fa parte proprio del sistema motivazionale dell'accudimento, cioè tutti i mammiferi accudenti in alcuni momenti è proprio quando è attivo il sistema di accudimento, lo vediamo dalle neuroscienze che ci dicono quale area della corteccia è attiva, quindi non è la corteccia, diciamo, che si attiva, non è la parte che si attiva del cervello, non della corteccia, quando è attivo il nostro sistema agonistico, quindi quando siamo in competizione, come nel proverbio di prima, quando vogliamo l'uovo adesso a ogni costo. Ma quando è attivo il nostro sistema di accudimento, quindi quando stiamo facendo il nostro lavoro proprio nel ruolo genitoriale, a volte ci sono dei ruggiti, dei ringhi e delle espressioni dure che sono diverse da quelle agonistiche perché noi non siamo veramente in conflitto, ma stiamo esercitando il nostro ruolo autorevole nel mettere un confine per il bene, ed è per questo che è collegato al sistema di attaccamento e accudimento. Per il bene del nostro cucciolo. Se il nostro cucciolo sta attraversando la strada o sta andando verso un predatore o sta facendo qualcosa che può essere pericoloso, non è la dolcezza che lo ferma, ma è il segnale comunicativo forte, secco, autorevole, anche con la postura, con la faccia. Ehi, fermati! Quindi, con la dolcezza non si ottiene tutto. Vuol dire che dobbiamo essere bruschi, umilianti, cattivi con i nostri bambini? Mai, no, assolutamente no. Vuol dire che dobbiamo trovare il giusto mix, di fermezza e anche essere bruschi non è un problema. Quindi, ricapitoliamo i tre proverbi e rigiriamoli al contrario. Batti il ferro finché è freddo, meglio una gallina domani che un uovo oggi. E con la dolcezza non si ottiene tutto. Teneteli a mente, possono essere un buon mantra per affrontare questo periodo dopo la fine della scuola. E noi ci vediamo e ci ascoltiamo il prossimo lunedì. Ciao!